Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. In apertura il tema delle vaccinazioni e del Covid. In base alla tendenza degli ultimi giorni, la Lombardia dovrebbe rimanere in zona gialla anche la prossima settimana, scongiurando così l'ipotesi di diventare zona arancione. Intanto emerge che un ricoverato su 10 in terapia intensiva, il 32% di quelli non in terapia intensiva, cioè in area medica, non hanno contratto direttamente il Covid, ma sono stati ricoverati per altre patologie e poi hanno contratto il virus. Intanto da oggi è possibile cambiare la data per la terza dose senza dover cancellare la prenotazione già eseguita. Alberto Carreras. Da oggi è possibile spostare l'appuntamento per la terza dose in Lombardia senza più dover cancellare la prenotazione già fatta. I cittadini possono cambiare la data quando sono trascorsi 120 giorni, cioè 4 mesi, dall'ultima somministrazione, cercando un nuovo appuntamento tra gli slot disponibili sul portale regionale. L'auspicio è che questo nuovo servizio offerto possa far crescere la diffusione della terza dose tra i lombardi. Oggi il booster è stato somministrato al 67% di chi ha completato il ciclo primario da almeno 120 giorni, percentuale che sale all'81% tra gli over 50, 84% tra gli over 60, 88% tra gli over 80. Intanto si allontana, detta degli esperti, il rischio che la Lombardia la prossima settimana possa finire in zona arancione. Il CTS deciderà giovedì. Si passerebbe in zona arancione se entro giovedì, quando i dati saranno inviati al CTS, il numero superasse i 306, ma dal trend degli ultimi giorni questo dato non sembra oltrepassabile. La regione attende dal Ministero la possibilità di distinguere tra ricoverati Covid e ricoverati per altre patologie che poi hanno preso il Covid. Intanto tra i pazienti Covid in terapia intensiva l'88% ha la polmonite e tra questi il 66% non è vaccinato, mentre per il 12% dei ricoverati Covid in rianimazione l'infezione non è la malattia principale. Significa che occorrerebbe togliere oltre un paziente su 10 dal conteggio quotidiano dei ricoveri Covid in terapia intensiva. Passando all'area medica, la quota da togliere sarebbe addirittura del 32%. Solo per il 68% dei ricoverati Covid in area medica l'infezione rappresenta la patologia principale. Tra questi non vaccinati sono 4 su 10, il 40%. In arrivo nuove regole per accedere ai negozi e in esercizi pubblici. L'intesa del governo sembra raggiunta ed ora si attende la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi. Tuttavia, sino all'ultimo potrebbero esserci cambiamenti su alcune tipologie merceologiche in cui per accedere sarà obbligatorio il Green Pass. Anche per recarsi dal tabaccaio occorrerà il Green Pass. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio è in via di definizione, mancano gli ultimi dettagli, ma a livello di governo l'accordo è stato raggiunto. Dal 1 febbraio nuove regole per accedere a numerosi negozi. Servirà il Green Pass base per accedere, oltre che a bar, ristoranti, alberghi, piscine, palestre, parrucchieri e centri estetici, anche a negozi di abbigliamento, di calzature, cartolerie, tabaccherie, edicole quando sono al chiuso e negozi di tutte le altre categorie merceologiche. Non sarà necessario invece il Green Pass per accedere a tutti quei servizi definiti essenziali: farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari, supermercati, mercati all'aperto, ottici, edicole esterne, quelle nei chioschi, distributori di carburante e negozi per la cura degli animali. Ovviamente l'elenco è suscettibile di modifiche dell'ultimo minuto. Ogni partito cerca di accontentare le richieste di alcune fasce commerciali. Intanto le regioni hanno richiesto a gran voce modifiche al sistema dei colori. Attualmente i parametri per il cambio di colore sono 3: nuovi contagiati ogni 100.000 abitanti, occupazione dei posti nelle terapie intensive e occupazione dei posti letto negli altri reparti. I dati lombardi sulla pandemia: a fronte di 319.123 tamponi effettuati, sono 37.823, lo vedete, i nuovi positivi, pari all'11,8% del totale. Non ci sono stati nuovi ricoveri nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore. Purtroppo 64 sono i decessi registrati in Lombardia, 434 in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Vediamo i contagi provincia per provincia, a partire da Milano con la città metropolitana: 11.322, di cui 4.663 a Milano città,
Bergamo 3.287, Brescia 5.699. A Como nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.025 nuovi contagi, a Cremona 1.222, a Lecco 1.178, a Lodi 806, a Mantova 1.999, Monza e Brianza 3.444, Pavia 2.204, Sondrio 587, chiude Varese con 2.874 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I consiglieri regionali lombardi del Partito Democratico con una mozione hanno chiesto a Giunta e a maggioranza un maggiore impegno sul fronte dei tamponi e della scuola. Fabio Pizzul, lo sentiamo. Siamo ancora nel pieno della quarta ondata della pandemia, ma troppe cose ancora in Lombardia non funzionano, a partire dalla difficoltà a trovare dei tamponi per poter certificare le quarantene, ma soprattutto uscire dalle quarantene. Abbiamo presentato come PD una mozione per chiedere che ci sia un maggiore impegno pubblico sui tamponi, così che vengano garantiti in tempi certi per quanto riguarda appunto coloro che ne hanno assoluto bisogno. E poi maggiore impegno sulle scuole. È vero, c'è stato un accordo con i pediatri che volontariamente possono mettersi a disposizione delle scuole, ma noi come PD chiediamo invece un presidio stabile e continuo sulle scuole per poter davvero monitorare quello che sta accadendo e venire incontro alle esigenze delle famiglie. Non si può puntare solo sulla campagna vaccinale, è necessario fare il più possibile anche per agevolare l'azione di coloro che sono sul territorio, i medici di medicina generale, che devono poter accedere più facilmente agli strumenti che sono messi a loro disposizione per segnalare quelli che sono i casi infetti e per prenotare, ribadisco, i tamponi di fine quarantena. Dal canto suo la maggioranza in regione risponde con il presidente della commissione sanità Emanuele Monti. Ennesima mozione strumentale del Partito Democratico relativamente alla gestione dell'emergenza. Regione Lombardia ha dimostrato per l'ennesima volta una grande competenza, una grande efficacia, lo abbiamo visto nei numeri, oggi facciamo tanti tamponi quanti nel massimo livello di crisi di emergenza pandemica in Italia. Sulle vaccinazioni, anche qui regione migliore a livello europeo e anche adesso siamo tornati a vaccinare, fortunatamente tanti lombardi stanno aderendo alla campagna vaccinale. Ecco, quindi cerchiamo di mettere alle parole i fatti e rispondere con fatti concreti. L'impegno verso la salute lo abbiamo dimostrato anche recentemente approvando prima regione in Italia la legge di potenziamento della sanità territoriale che stanzia 2 miliardi di euro raddoppiando i fondi del PNRR. La cronaca ha indagato Beppe Grillo per traffico di influenze illeciti, con gli interventi avrebbe favorito Vincenzo Onorato, patron della Mobi SPA, la società di Grillo, ha percepito da questa società per azione 120.000 euro all'anno nel 2018 e nel 2019. Il servizio. Beppe Grillo è indagato dalla Procura di Milano per i contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittima Mobi SPA, dell'armatore Vincenzo Onorato, con il blog beppegrillo.it del fondatore e garante del Movimento 5 Stelle. L'accusa è traffico di influenze illecite. Vincenzo Onorato ha chiesto a Beppe Grillo una serie di interventi a favore di Mobi SPA, che il leader del Movimento 5 Stelle ha veicolato a esponenti politici, trasferendo quindi all'armatore le relative risposte. Lo si legge nel comunicato del procuratore della Repubblica di Milano, facente funzioni Riccardo Targetti, in merito all'inchiesta in cui Grillo è indagato in quanto la sua società ha percepito da Mobi SPA 120.000 euro all'anno nel 2018 e 2019. Il garante dei 5 Stelle ha ricevuto da Vincenzo Onorato, fondatore della compagnia di navigazione, richieste di interventi in favore di quest'ultima e le ha poi veicolate a parlamentari in carica appartenenti a quel movimento politico, trasferendo infine all'armatore le risposte della parte politica o i contatti diretti con quest'ultima, lo scrivono i PM milanesi nel decreto di perquisizione. Tra le persone perquisite oggi, ma non indagate, figurano, come si legge negli atti, un responsabile delle informazioni di Mobi, l'allora responsabile delle relazioni esterne e dei rapporti istituzionali della compagnia, un dipendente all'epoca della Casaleggio Associati, una disegnatrice grafica di pagine web che lavorava per Beppe Grillo e Achille Onorato, figlio di Vincenzo.
Ancora cronaca, i carabinieri di San Donato Milanese hanno fermato un 31enne extracomunitario di origine magrebina senza fissa dimora, ritenuto responsabile di violenza sessuale e rapina commessi lo scorso 21 dicembre a Segrate ai danni di una quarantenne. L'indagine è scattata dopo la segnalazione della donna che quella sera intorno alle 23.30 stava rientrando a casa quando, dopo aver parcheggiato l'auto in garage, è stata avvicinata nell'ascensore del condominio dove abita da uno straniero che, dopo averla percossa e minacciata di morte, l'aveva costretta a subire un rapporto sessuale. Nella circostanza l'uomo le aveva anche rapinato il cellulare e 30 euro. La vittima, in stato di shock, è riuscita a rientrare a casa a chiamare i carabinieri, i quali sono accorsi per accogliere il suo racconto attivando le indagini partite dalla descrizione fornita dalla donna e dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona. In particolare, per incastrare il 31enne sono risultate decisive le impronte trovate nella cabina dell'ascensore e sugli abiti della vittima. L'hub vaccinale allestito all'Esselunga di via Rubattino a Milano è stato imbrattato con olio esausto nella scorsa notte. A lanciare l'allarme intorno alle 7:30 è stata una dottoressa che lavora all'interno della struttura. Sul posto sono accorsi gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura con le squadre della Scientifica e la Digos. L'area è stata transennata e non sarebbero stati trovati né volantini né scritte. L'atto dunque non è stato rivendicato. Gli investigatori hanno prelevato del materiale e stanno cercando di capire se si sia trattato di un gesto casuale o di un'azione mirata di qualche esponente della galassia Novax, come è accaduto nelle scorse settimane in diverse zone del nostro paese. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso installate nella zona. Il fatto comunque non ha compromesso l'attività della vaccinale, che ha proseguito oggi a pieno regime. Uno scontro tra rapper sullo sfondo della sparatoria di Piazza Monte Falterona è l'ipotesi che emerge da un'intercettazione telefonica agli atti dell'inchiesta, che viene riportata anche nell'ordinanza del GIP Chiara Valori, che ha convalidato il fermo di Carlo Testa e confermato la custodia cautelare in carcere per il narcotrafficante accusato di aver ferito un 26enne egiziano la sera dell'8 gennaio scorso. Per il giudice, quella conversazione di Islam Abdel El Karim, alias 24K, potrebbe fornire una possibile chiave di lettura dell'accaduto. Egli fa riferimento alla possibilità che il mandante della spedizione punitiva sia un altro rapper milanese noto nell'ambiente come Rondo da Sosa, per questioni legate all'ottenimento di contributi musicali con la major editrice Warner Bros. A questo punto però urgono due precisazioni. La prima: al momento non risultano riscontri alle parole 24K. La seconda: il leader del collettivo 700 all'anagrafe Mattia Barbieri non è coinvolto nell'inchiesta. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi degli agenti della squadra mobile, lo scontro tra le due fazioni è stato preceduto nel pomeriggio da una videochiamata durante la quale il rapper 24K ha sfidato così l'interlocutore: venite qui, siamo in piazza Falterona, vi sparo in faccia. L'agguato è andato in scena qualche minuto dopo le 20:30. Testa, stando alle testimonianze, è arrivato a San Siro con altre due persone e ha iniziato a discutere animatamente, per poi estrarre una pistola e sparare diversi colpi. Uno ha raggiunto alla gamba il giovane nordafricano, trasportato in condizioni non grave all'ospedale San Carlo. Parliamo di altre questioni che riguardano la violenza in questi giorni sulle strade di Milano, che ogni giorno offrono spunti purtroppo su questo argomento. Tre giovani risultano sino ad ora indagati per l'aggressione al vigile urbano in Borghese sabato sera, avvenuta nei pressi della Darsena a Milano. Non è ancora chiaro se l'agente si sia qualificato o meno. Intanto, travolto dalle polemiche dell'opposizione che ha chiesto le dimissioni dell'assessore alla sicurezza e del comandante dei vigili, il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato l'arrivo di nuovi agenti di polizia locale. Sono tre al momento gli indagati dalla procura di Milano con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, con l'ipotesi di aver aggredito, disarmandolo, un agente della polizia locale in Borghese, in zona Navigli,
nella notte tra venerdì e sabato scorso. Una vicenda questa che, assieme alle violenze sessuali nella notte di Capodanno in Piazza Duomo e alla sparatoria nel quartiere San Siro, è finita al centro di polemiche per la sicurezza in città, tema che ieri è stato affrontato anche in Consiglio Comunale. L'inchiesta sulla presunta aggressione al vigile, secondo i primi elementi, attorno alle 2 di notte, l'agente, di 61 anni, era postato su un'autocivetta con un collega in viale Conizugna, a pochi passi dalla darsena, dove erano stati segnalati atti vandalici ad alcune vetture. Il gruppo, una 15ina di giovani, lo avrebbe notato mentre fotografava col cellulare i danni alle macchine e lo avrebbe accerchiato e scippato del berretto. L'agente, a suo dire, si sarebbe qualificato e avrebbe sparato un colpo in aria di avvertimento, ma, subito circondato, sarebbe stato disarmato e malmenato. Durante la colluttazione è partito un secondo colpo, mentre lui avrebbe avvertito, gridando «Guardate che è carica!». Secondo i giovani, invece, l'agente non si è qualificato. «Non sapevamo chi fosse quell'uomo», ha detto uno di loro. «A un certo punto ha estratto una pistola. Noi ci siamo subito mossi per cercare di disarmarlo, ma non è stata un'aggressione. Volevamo solo togliergli la pistola perché eravamo spaventati». In tema di sicurezza, il sindaco Beppe Sala ha annunciato l'arrivo di nuovi vigili in città. L'assunzione di 500 nuovi vigili comporterà quindi non solo un aumento di forze in termini assoluti, ma la cosa più importante, una moltiplicata disponibilità di donne e uomini per i turni in strada nelle diverse ore del giorno e della notte. Riciclavano denaro all'estero e lo reinvestivano acquistando case in Italia, massi sequestro da 25 milioni ed è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Milano la rete finanziaria che serviva a ripulire i proventi illeciti attraverso società di comodo in Slovacchia, Ungheria e Polonia. L'entità del sequestro preventivo effettuato dalle Fiamme Gialle nei confronti di due società immobiliare sotto indagini per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e frode fiscale ammonta a 25 milioni. Secondo la Guardia di Finanza, gli indagati sarebbero colpevoli di aver ripulito proventi illeciti derivanti da evasioni dell'IVA e creazioni di fittizi crediti di imposta attraverso società di comodo sparse tra Principato di Monaco, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Turchia, Francia e Germania. I soldi erano poi reinvestiti nell'acquisto di beni immobiliari e nuovi asset mobiliari proprio in Italia. 38 gli avvisi di conclusione delle indagini notificati dai finanzieri unitamente alla misura di custodia cautelare patrimoniale. Parliamo di inquinamento perché i dati dicono in maniera inconfutabile che l'andamento della qualità dell'aria in Lombardia continua a migliorare. Le politiche messe in atto ci permetteranno di avere il rispetto di tutti i limiti entro il 2025, lo ha affermato l'assessore regionale all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo presentando i dati annuali sulla qualità dell'aria in Lombardia. Quanto ad area C, secondo Cattaneo, i dati sui primi 10 anni confermano che gli effetti sullo smog sono pochi. Il contributo di area C sul miglioramento dell'inquinamento è molto limitato e certamente è più stata una congestion charge, una tassa sul traffico che non una tassa sull'inquinamento. Infatti ha ridotto il traffico nel centro di Milano del 35%, lo ha ridotto già dal primo anno, poi i dati sono rimasti sostanzialmente stabili, quindi ha avuto un effetto che ha liberato il centro di Milano dalle Alto, ma certamente non ha prodotto quei risultati annunciati di miglioramento della qualità dell'aria. La qualità dell'aria a Milano sta migliorando, ma per provvedimenti diversi dai divieti e dai costi che il Comune di Milano ha messo in capo ai cittadini con provvedimenti come la legge. Un forte richiamo ai giovani del decanato Afori è stato quello che ha rivolto l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, e ai ragazzi riuniti a Bruzzano per un dialogo che ha toccato molti temi. «Siete incaricati», ha detto Delpini, «di trasfigurare il vostro quartiere e di cambiare il mondo». Anna Maria Bracini. Siete incaricati di trasfigurare l'oratorio in un laboratorio e in una scuola di futuro, in una sorta di carboneria capace di cambiare il mondo. Non ha dubbi l'arcivescovo di Milano, che ha risposto così ai giovani riuniti nell'oratorio San Luigi della parrocchia Beata Vergine Assunta in Bruzzano. L'occasione, d'altra parte, era di quelle da non perdere. Essere i primi interlocutori all'avvio della visita pastorale alla città
partita dal popoloso decanato di Affori, in cui è inserito Bruzzano. Non ho ricette, osserva subito l'arcivescovo, però posso dire che l'oratorio in questa città è una benedizione. Questo gruppo di carbonari che dicono noi qui siamo quelli che devono avere un messaggio per trasfigurare il quartiere. Poi sulla necessità di trovare spazi di libertà e di dialogo tra giovani e adulti, la risposta a una sola parola, la messa domenicale. È la liturgia che ci fa comunità, che ci fa dire tu non sei un estraneo perché vieni dallo Sri Lanka o non sei uno che non deve parlare perché hai solo 15 anni. Infine, la domanda sulla Chiesa, che è impopolare e lontana, specie per i giovani. È certo che la Chiesa è impopolare. La Chiesa intesa come, diciamo, una specie di ipostasi, un ente contro il quale continuamente vengono rivolte accuse. Come si fa ad abbattere questa, diciamo, immagine sospetta, antipatica della Chiesa? A me sembra che si debba dire entra, prova. Io, che sono un giovane battezzato cattolico, trovo proprio lì, non c'è nessuna organizzazione così capillare come le parrocchie. Era questo l'ultimo servizio del nostro notiziario. A seguire, dopo la sigla e le previsioni del tempo, vi ricordo l'appuntamento con il TG Sportivo, con Michele Marchetti, che condurrà anche Nova Stadio Sprint, sui grandi temi del campionato dopo la chiusura dell'ultima giornata avvenuta ieri con la sconfitta del Milan ad opera dello Spezia. Quindi subito dopo il nostro appuntamento con la politica, Adriana Santacroce, linea d'ombra. Grazie per averci seguito, buona serata e arrivederci.